Amici di Striscia la Notizia, buonasera. Matteo Moni, Rimini. Questa sera il nostro compito è di consegnare il tapiro d'oro a un personaggio che tutti quanti noi conosciamo, ma è un incubo per tutti i VIPs del mondo della politica, del cinema, della televisione e dello spettacolo. Consegniamo il tapiro d'oro a Valerio Staffelli. Valerio, buonasera. Valerio, buonasera. Sì. Dobbiamo consegnargli il tapiro d'oro. A me? Sì, il tapiro d'oro, come ho spiegato ai nostri amici di Striscia Notizie, perché lei ha lasciato la mano sinistra nella portiera della macchina blindata dell'ex presidente Rai, certo, siciliano, sì, e perché ha preso un pugno in faccia dall'autista del ministro dei trasporti Burlando. Ed è per questo che gli consegniamo, grazie, il tapiro d'oro durante il suo serio lavoro. Gli faccia la faccia un pochino tapirata, un pochino, ecco, va bene, come tapirata, va bene. Caro Valerio, si stava... Saluto un attimo. Sì, prego, prego. Alla prossima. Le donne, sai, quando io sono a lavorare mi piace disquisire, le donne sono le più grandi ascoltatrici di Striscia. Hai ragione. Dimmi, allora, caro Valerio, 150 circa tapiri consegnati, sì, dall'86 al 99, sì, dal primo che mi sembra sia stato dato all'onorevole Prodi per indagato sulle indagini sulla Cirio, e uno degli ultimi al sindaco di Roma Rutelli per... Tra tutti questi 150 tapiri circa, qual è stato il più difficoltoso, il personaggio che l'ha accettato più volentieri e il personaggio anche più simpatico? Il più difficile è sempre Visco, perché come ministro delle finanze sappiamo che le tasse sono una cosa abbastanza delicata per gli italiani ed è anche molto difficile per noi giornalisti avvicinarlo e potergli fare delle domande inerenti agli argomenti, insomma, che tratta il suo ministero. Il più simpatico trovo sia stato Oliviero Di Liberto, l'attuale ministro di Grazia e Giustizia, è stato molto simpatico, soprattutto molto sportivo, ma anche Marini è stato abbastanza sportivo, Mastella ultimamente sono comportati dignitosamente, non come altri che magari invece poi mi scagliano contro i cani da guardia e mi maltrattano. Appunto, il più pericoloso qual è stato? Ma ultimamente con D'Alema abbiamo avuto parecchio da fare, perché insomma, sai, 10 ragazzi di scorta... Sono tanti e quando ti avvicini non puoi scartarne uno perché ne hai subito un altro e sono mazzato, come direbbero a Bari. Bene, ascolta, a settembre ricomincerà Striscia la Notizia, non si sa ancora con chi o come, però qualche notizia in anteprima su chi verrà preso di mira? Ma questo è un periodo di contrattazioni come nel campo calcistico, quindi Striscia sta contattando tutto il cast e dovrebbe essere, speriamo, quello degli anni passati, con me compreso, che non si sa ancora nulla. Le veline dovranno cambiare, questo è quello che sanno tutti anche dai giornali, però noi, essendo un giornale, muovendoci sul quotidiano, non sappiamo mai quali saranno le notizie che andremo a pizzicare. Partiremo includendomi, sperando che, per tutto il 28 di settembre ci sarà come al solito il bersaglio quotidiano, quindi cavalcheremo le notizie come fa ogni TG. Perfetto, ascolta Valerio, ti lasciamo, okay. Mi devi fare un attimino l'espressione tapirata, sì, magari darmi anche una spinta come solitamente fanno con te e poi magari ci lasciamo. Hai visto le magliette nuove? Ah, le magliette nuove di Tapirato. Queste le abbiamo fatte fare da poco e sono in vendita già sul sito internet italia1.com e tra poco in tutti i negozi Cisalfa d'Italia. E se volete tapirare qualche vostro amico potete farlo regalandogli anche la maglietta, non solo il tapiro. E poi, caro mio, questa volta mi avete attapirato, l'espressione attapirata che dovrebbero assumere tutti quelli ai quali consigliano il tapiro è questa. Non la fanno spesso, ma dovrebbero farla. Con Valerio Staffelli, Matteo Moni per Striscia Notizia, Rimini. Ciao.